vanno a gestire con Davide De Negri, va il numero 11, gli crea spazio Golden, scaglia da tre, nulla, pala verde De Negri per Pecchia, il blocco alto di Golden, il raddoppio, allora c'è un po' di spazio per Golden, la Vanoli dall'altra parte con Robinson che cerca di tarta, palla persa per la formazione di Frank Vitucci che ora difende, eccolo qui Corey Davis. Ibua, scambiano i due neoentrati, poi rolla canestro lo stesso posto, 6 minuti all'intervallo lungo, Trevor Lacy passa alla destra del blocco di Golden che per allungarsi e riaccorciarsi, Lacy gira alla sinistra del blocco di Golden e Golden, eccolo qui De Negri lo aspetta, in punta lo stesso Zanelli, pick and roll con Golden, ancora De Negri, l'extra pass per Golden che di ricostruire il suo vantaggio proprio con Corey Davis, eccolo qui il duello con Bowman, solito gioco a due con possibilità per marcare la differenza, qui dalla lunetta riesce a realizzare solamente un punto, Golden però Virtus che ci dirà molto per quanto riguarda sia la griglia playoff sia per quanto riguarda le zone pericolanti, intanto vedete il quintetto di Cremona per questo se riesce ancora a marcare la differenza, Golden per De Negri, gli crea spazio lo stesso Golden, Pecchia, Davis, c'è Harrison, blocco di Bua che poi va nei pressi del pittura, cosa preziosissima e ora Cremona prova a rimettere qualche mattoncino di vantaggio, dei blocchi di Adrian per Corey Davis, lo show di Policap, Corey Davis e l'extra pass per una tripla di serata, Ibua, end off per Corey Davis, gira alla sinistra del blocco, jumper da due di Corey Davis, completato dal numero 24, Trevor Lacy, solito gioco a due con Golden, ancora il 13 che non trova Pertugi, Corey Davis, 5 secondi, l'ex Girona deve inventarsi qualcosa, tanto spazio per Golden, 6, massimo vantaggio ovviamente per Treviso, con una tripla pesantissima di Zanelli.